Ed eccoci qua, è giunto l'ultimo dell'anno e il 2023 si chiude davvero in positivo per quanto mi riguarda. È stato un anno piuttosto stimolante dal punto di vista lavorativo qui su YouTube, perché il lavoro vero non è stimolante neanche se lo vai a pagare, neanche se ti pagano è stimolante. Pensate un po' quanto è incredibile questa faccenda. Ma comunque, stupidaggini a parte, parliamo dell'anno 2023 su YouTube, velocemente, pieno, e facendomi un calcolo veloce ho caricato qualcosina di più di un video al giorno. Ora, il 2024 sarà lo stesso? Caricherò più di un video al giorno? Eh no, caricherò di meno di un video al giorno, sì. Caricherò 4 volte a settimana, ho già deciso, è da un po' che ci sto pensando, perché nonostante YouTube premi la quantità sopra la qualità, io non sento e non ho la voglia di continuare a caricare tutti i singoli giorni e a volte anche 2 video al giorno. Premetto che quando ci saranno serie che richiederanno più impegno, più di episodi, allora magari porterò 5 video a settimana, esagerando 6. Ad esempio, il prossimo anno esce, non so di preciso quanto, una traduzione amatoriale, ma molto più vicina di quanto si possa credere a quelli ufficiali di un gioco che per il momento è rimasto confinato nel suolo giapponese. Amic, amic. E ne parleremo comunque sia quando sarà il momento. Per quanto riguarda invece i normali giorni di caricamento saranno lunedì, mercoledì e venerdì. Poi o sabato o domenica decido quando caricare quello che sarà uno short. Quindi 3 giorni, le varie serie normali, una serie, 2 serie. Ne porto 3 addirittura in questo momento e non va bene affatto, quindi magari è meglio ridurre a una o a due massimo. E lo short andrà a trattare argomenti che vari, come sto facendo ora, sempre magari inerenti al mondo del videogioco, ma comunque non andranno a pubblicizzare quello che è il canale. Il canale parla di Let's Play e gli short parlano d'altro. Quindi magari chi si iscrive per lo short, e credetemi, ho fatto più di 1000 iscritti tramite shorts, magari ritorna per vedere uno short, ma non per vedere i contenuti di un let's play. Poi dopo si potrà anche disiscrivere volendo. Comunque sì, ho deciso di caricare di meno per avere più tempo per montare video. Mi sono divertito tantissimo a montare alcune serie, come ad esempio quella di Pokémon Bianco e Nero. Quella è stata secondo me la serie migliore che io abbia mai montato. E anche Pokémon X e Pokémon Y, la randomizer è stata davvero davvero divertente, meno giocarla ma più divertente montarla in questo caso. E sì, ok, una randomizer sarebbe meglio farla live, però dopo che vi faccio vedere che perdo i Pokémon più forti, credo che un po' di fiducia me la sia meritata, no? Ad ogni modo, questo è quanto riguarda i video. Passiamo alle live. Per quanto riguarda le live, all'inizio dell'anno, si spera, sarò impegnato in altri lidi, volerò verso altri lidi, spammerò più a più non posso quello che andrò a fare in questi altri canali. Si parla di personaggi come MC e Ivar, saranno loro i miei due host, io sarò da loro, e giocheremo una serie che loro non hanno mai toccato neanche da lontano. Già sapete di cosa sto parlando, no? Mentre per quanto riguarda il famosissimo e famigerato Inazuma Eleven Victory Road, uscirà la demo, beta, quello che è. E qualora la demo permetta di giocare online contro altre persone, allora sì, farò diverse live perché alla fine il gioco sarà solo live. Quindi magari durante la settimana video di quello che ti permette di giocare la storia, perché ci sarà anche parte della storia a detta di Ino nella demo. Quindi magari un giorno storia, un giorno live, un giorno storia, un giorno live e così via fino a che non mi consumo i pollici con i tasti del pad del Nintendo Switch o anche perché no, PlayStation 4, la 5 non ce l'ho perché costa troppo e sono povero. Quindi vedremo insomma il da farsi, metteremo a confronto le due versioni. Sicuramente la versione su una console più potente sarà per causa di forze maggiori più performante. Però la versione che abbiamo visto al Tokyo Game Show girava su Nintendo Switch e girava piuttosto bene, il gioco non andava a rallentatore come faceva Ares, quindi sembra. Sì, siamo fiduciosi insomma. Quindi, per concludere, vi lascio andare. Meno video ma più qualità, live quando sarà necessario farle e
niente, vediamo che ci porta questo 2024. Bene, non ho altro da aggiungere e andate in pace, la messa è finita. Ciao.